Siamo abituati a pensare al digitale come a uno strumento o un ambiente di lavoro e ricerca. In realtà la rete e i suoi strumenti sono un mondo, un ambiente in cui viviamo più di 7 ore al giorno, che ha forti influenze sul mondo reale e quindi sulla nostra vita e su di noi, a livello di linguaggio, di pensiero, di emozioni, di modo di ragionare e quindi di agire, di scegliere, di esprimerci. Per questo dobbiamo sapere cosa la rete sta facendo a noi e come ci sta cambiando. La domanda non è più che cosa fare con il web, ma che cosa il web fa a noi, al nostro cervello, alla nostra sfera emotiva e relazionale. Parleremo di semplificazione del linguaggio che modifica il nostro modo di pensare, dell'uso del linguaggio nei social, spesso breve e aggressivo, che semplifica il nostro pensiero e anche i nostri sentimenti. La formazione, la socializzazione, l'identificazione dei ragazzi avviene in rete, nei social, e l'eccesso di uso dello smartphone e degli altri strumenti, insieme alla svalutazione della conoscenza e della competenza, modifica il nostro modo di sentire, di scegliere, di agire e di vivere anche l'amicizia. Parleremo quindi di identità nei social, di modificazioni del nostro cervello, dei nostri sentimenti, di nuove relazioni, di linguaggio e violenza in rete, di polarità, multitasking e tante tante altre cose. Questa consapevolezza è il cuore della legge sull'educazione civica e sulla cittadinanza digitale.